Siamo con coach Luca Secchi, un ritorno qui a Mondovì, un ritorno un po' sfortunato al termine di una partita comunque spettacolare dove tutte le due squadre hanno dato il meglio di loro. No, non sono d'accordo, mi dispiace, nel senso è vero, è uscita fuori una partita molto bella, tanti complimenti a chi ha vinto e chi ha perso invece credo che debba un po' fare un'analisi critica della propria gara, sia per il secondo set oggettivamente buttato via nonostante i meriti di chi sta dall'altra parte della rete, e soprattutto abbiamo avuto la bellezza di 8 rigori non chiusi, 3 dei quali nell'ultimo set e con alcune situazioni nei momenti un po' più caldi che oggettivamente non abbiamo gestito molto bene, per cui si è giocata in generale una discreta pallavolo, ma purtroppo non nei momenti più importanti. Basti pensare che nel solo secondo set di 9 errori, 5 li abbiamo concentrati negli ultimi 7 punti. E così mi dispiace, perché al di là dei meriti di Mondovì, i nostri demeriti sono veramente grandi nel secondo set, veramente grandi nel quarto. Perciò, insomma, qualche rammarico ci sta, ma come sempre succede nello sport, onore ai vincitori e riflessioni per gli sconfitti. Un grande primo set, oserei dire quasi perfetto, una difesa impeccabile anche a muro, poi nei restanti set qualcosa è cambiato, anche un calo dal punto di vista forse della concentrazione. Questo non te lo so dire, non so se sia una questione di concentrazione, sicuramente il fatto che Mondovì abbia trovato comunque soluzioni in attacco un po' diverse dal primo set ci ha, insomma, destabilizzato qualcosina, però una partita è fatta non solo del primo set, altrimenti noi non siamo stati bravi e va bene, dobbiamo ragionarci su e continuare a lavorare per migliorarci. Una sconfitta che comunque non cambia i vostri programmi. Ma i nostri programmi intanto sono quelli di trovare un'identità di squadra. Stiamo lavorando per questo, stiamo lavorando per trovare un po' di convinzioni che insomma ancora ci mancano, soprattutto in alcuni fondamentali. E il campionato è lunghissimo, quindi non credo che... Non è facile adesso stabilire obiettivi, programmi. È chiaro che è una squadra costruita per stare nella parte alta della classifica. E mi spiace perché dopo due ottime partite, prima a Ravenna, poi a Trento, siamo incappati in una sconfitta casalinga. Oggi abbiamo avuto anche una bella reazione da un punto di vista agonistico, però ti ripeto, nei momenti caldi e quando abbiamo la possibilità di chiudere il punto dovremmo essere un po' più cattivi, un po' più cinici, perché è un campionato complicato con tante squadre buone e non c'è tempo e spazio per lasciare dei punti con chi che sia. Un'ultima domanda, un giudizio sulla sua ex squadra a questo punto? Mondovì è una squadra costruita credo molto bene, credo che sarà ancora più competitiva di quanto non si sia vista oggi, nel momento in cui possa disporre un po' di tutte le effettive, e direi un inizio un po' stentato ma anche un buon rientro per Tonello, che ha fatto nel complesso una gara interessante, e agonisticamente è una squadra che mi piace molto e che ancora, soprattutto con alcune individualità, può crescere sia da un punto di vista tecnico che della continuità, quindi credo che sia a un buon punto del percorso e in un campionato così lungo il tempo gioca sicuramente dalla loro. Grazie. A voi.